esempi li faccio e sono indicativi. Allora, quando non c'era ancora la pandemia, noi per il benessere delle nostre persone avevamo introdotto lo smart working. È stato vitale perché durante il Covid sono arrivati tutti, ma noi eravamo in anticipo di un anno e mezzo, forse anche di più. Sul discorso del caro energia, noi abbiamo intrapreso un cammino appunto di installare pannelli fotovoltaici in anticipo, quindi il caro energia non ha pesato molto. Infatti, se andate a vedere i nostri bilanci, noi addirittura siamo una delle prime aziende che ha fatto il bilancio integrato. Per chi non lo sapesse, è la sommatoria del bilancio classicamente fiscale più quella di sostenibilità che viene depositato. Esce un malloppone di quasi 75 pagine, 80 pagine, dove però l'azienda si mette a nudo e quindi anche questo vi dà trasparenza e questo poi alla fine vi paga perché il fornitore e anche il cliente va a vederle queste cose, l'investitore poi no. L'ultima cosa è sempre il discorso che io faccio di essere un pochettino in anticipo rispetto ai tempi. Sembra che state facendo un investimento a perdere, in realtà poi ti dà un beneficio. Quindi io lo consiglio di avere sempre questa linea di condotta perché porta sempre qualcosa di buono. Anche adesso sui veicoli elettrici noi siamo stati dei precursori. Non è, cioè, io preferirei l'idrogeno, ma in questo momento quella è la tecnologia, però noi, per esempio, già avendo aderito a Coalizione Italia, che non so quanti di voi conoscono, comunque è questa associazione che raggruppa aziende che si sono date come obiettivo che entro il 2030 dovranno abbattere di gran lunga le emissioni che hanno fatto. Dal lago, un minuto terrestre, non stellare, un minuto. Non un anno luce, allora. No, beh, io voglio solo porre un invito agli imprenditori, cioè visitate altre aziende, rendetevi conto di come fanno magari anche altre aziende che possono essere un po' più moderne, un po' più sostenibili. Poi, ad esempio, e apro e chiudo, visto che abbiamo parlato divertendoci un attimo del biliardo, l'idea mi era venuta visitando ad esempio un centro di controllo del traffico aereo. Quando vedevo i tavoli da ping pong, e mi spiegavano, questi ragazzi che lavorano al buio e hanno un carico di responsabilità enorme perché devono veicolare il traffico, ogni 45 minuti devono staccare e rilassarsi. Da lì mi è venuta l'idea. Quando noi stiamo attivando un corso master di secondo livello di ingegneria ottica spaziale che non esiste in Italia, assieme all'università, io questo l'ho fatto perché visitando Dallara ho visto come loro hanno impostato, okay, una specialistica. E quindi è soprattutto confrontandosi, guardando oltre quello che è, diciamo, il solito microcosmo, che ci si rende conto delle opportunità e vengono le A Mitrano, di Finance? Io credo che sia una questione di ambizione e di volontà di migliorarsi. L'azienda che fa 1 milione di euro di fatturato, che fa minuteria, adesso non ricordo, dipende da che cosa vuole fare domani. Se va bene quello che fa, magari durerà ancora. Se vuole crescere, se vuole provare a fare qualcosa in più e vuole a cercare un mercato diverso, deve osare un po' di più. E noi siamo qui per dire che chi ha osato, chi ci ha provato, ha avuto successo. Chi ha rischiato, come in tutte le cose, uscire dalla comfort zone è difficile, ma alla fine paga. E parlo io sulla mia pelle, io sono un imprenditore, ho lasciato la mia azienda di famiglia per fare un lavoro diverso perché volevo fare qualcosa di più. Oggi, a distanza di 3 anni, faccio un lavoro che mi piace, sono più contento, sono fuori dalla mia comfort zone. E sono qui a parlare di sostenibilità su un palco e ringrazio ancora come IBCC per l'opportunità. Marco Ruspi. Io mi riaggancio a quello che dicevo prima, cioè il tema del dialogo. Sostanzialmente l'invito che possiamo fare noi come investitori è quello di, usciti da qua, da domani, provare a portare questo tema sul tavolo dei vostri dipendenti, dei vostri fornitori, dei vostri clienti e vedere che tipo di reazione si scaturisce. Cioè se effettivamente c'è già una certa sensibilità oppure no, perché tante volte è un tema che magari passa in secondo piano, presi dalla quotidianità di quella che è l'attività, però credo che il messaggio che sia arrivato, soprattutto da questo lato, è molto chiaro, cioè l'accesso ai capitali sarà sempre più limitato da questo punto di vista, quindi non si può più prescindere. E quindi provare a porre l'attenzione su un tema che fino ad oggi, o magari ancora adesso, è visto con molto scetticismo, in realtà per tutto quello che può portare, e credo che più di qualsiasi parola valga la testimonianza diretta di chi ci è già passato e di chi lo sta già facendo, porterà poi dei risultati nel tempo di cui sarete molto probabilmente soddisfatti.
Barteselli, lei qui stasera si è preso anche un impegno con la finanza sostenibile, eh? Adesso... I nostri clienti non possiamo non sostenerli. Cioè noi abbiamo detto all'inizio, noi viviamo grazie e per i clienti, lo ripeto, quindi, i nostri clienti sono qua davanti e la nostra fortuna è la loro fortuna. Quindi, io dico, chiudo solo con una cosa, che magari l'ho detto all'inizio non così tanto in maniera chiara. La novità porta paura. La conoscenza toglie la paura, quindi bisogna conoscere per poter giudicare, per dire io posso o non posso. Bisogna fare un'analisi, anche lì, un assessment delimitata della propria azienda per vedere quanto già o non già, piuttosto che confrontarsi con coloro che, e qui qualche imprenditore l'ha detto, ma basta andare da un'azienda che ha già fatto un passo per vedere loro cosa hanno fatto e quale impegno e che attività pratiche hanno dovuto fare. Poi ci si accorge che magari quella cosa è talmente semplice che quelle nostre paure erano infondate. Quindi la paura di solito è dovuta alla non conoscenza. Bisogna conoscere per poter giudicare. E poi bisogna misurare, perché un'altra cosa è la misurazione, il dato. Poi alla fine è sempre importante che poi quello che il mercato chiede. Alla fine uno ci entra, conosce, toglie la paura, fa le attività, le misura, perché poi... Chi chiede, chiamiamolo il nostro cliente finale in termini aziendali, chiede di avere una certificazione di quello che è stato effettivamente fatto. Non deve essere solo dichiarato, ma deve essere veramente fatto e soprattutto misurato. Come dice la BCE, siamo tutti data dependent.